Chi entra nella cappella della Casa Incontri Cristiani di Capiago ha la sensazione di essere accolto da un abbraccio, l'abbraccio di 5 mosaici che, disposti nell'abside e lungo le pareti laterali, paiono allargare le loro braccia per coinvolgere tutti in una meravigliosa storia d'amore. Sì, è una storia d'amore quella che i mosaici raccontano. Narrano di un angelo che ha annunciato a Maria un evento straordinario. Nel suo grembo avrebbe preso forma umana il Figlio di Dio. Una stella ne annunciò la nascita. Dal lontano Oriente, dai paesi delle resine aromatiche, dell'oro, della mirra e delle lacrime bianche della pianta dell'incenso, giunsero a Betlemme maghi e astrologi, recando i loro doni al re che era nato. Non era solo un uomo, il figlio di Maria. Era Dio stesso, in cerca dell'umanità, che come sposa infedele che confonde la gioia con la voluttà, si era allontanata da lui. Era venuto da lontano a riprendersela, non poteva stare senza di lei. La storia della donna venuta ad attingere acqua al pozzo di Samaria è una parabola dell'incontenibile bisogno d'amore e di gioia che solo Dio può saziare. A Betania, durante una cena, un'altra donna riconobbe in Gesù lo sposo. Corse a prendere un vaso di alabastro colmo di nardo, il profumo dell'amore, e lo versò senza calcoli, senza riserve, sul capo del Maestro. La fragranza di quel nardo riempì tutta la casa. Aveva curato i malati, accarezzato i lebbrosi, accolto i peccatori, difeso l'adultera, si era fatto servo di tutti, il figlio di Maria. Sul Calvario diede la massima prova d'amore, donò la sua vita. A lui volgeranno lo sguardo coloro che lo hanno trafitto, aveva predetto il profeta Zaccaria. Stupiti, vedranno sgorgare dal suo fianco una sorgente d'acqua viva, acqua che disseta, acqua che dà vita. E comprenderanno che è vano cercare la gioia lontano da lui. È questa storia d'amore che caratterizza la spiritualità della congregazione dei padri ideoniani che gestiscono la Casa Incontri Cristiani di Capiago. I mosaici sono opera del Centro Aletti, l'atelier diretto dal gesuita slovacco Marco Rupnik. Sono stati realizzati nel 2006. Contempliamoli insieme, ascoltando il biblista che ci aiuterà a coglierne il messaggio.